per capirci qualcosa che sembra ineluttabile. La prima nelle mani di Elena Pietrini, che va al servizio, un coreano riceve, alza il campanile, aggredito, sceglie lei, la palla toccata da lui e poi fuori. Out. Buonasera, io inizio così, con questo piccolo, diciamo, aperitivo. Questa sera magari capirete perché, anche sicuramente avete già iniziato a percepire il perché di questa intro particolare. Era una domenica di gennaio, stava per succedere qualcosa di particolare e a Cuneo il numero 19 era sulle spalle di una giocatrice che era arrivata un anno fa senza parlare neanche tanto bene l'italiano, ce lo siamo detti anche in questi giorni, ed è uscita dal Pala Ubico, l'MVP della serata, gli applausi di tutti, e Adelina non ha avuto paura, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, come hanno detto anche i due telecronisti, a un certo punto lo sentiremo, ed è quindi un piacere avere con noi questa sera e continuare ad applaudire Adelina Ungureanu, che è confermata ed è con noi, sarà con noi anche per la prossima stagione. Saluto prima Adelina. Ciao, buonasera a tutti. Da dove ci saluti? Tanto per prendere da Romagna, da Botoşani, la mia città natale, e sto qua, faccio la quarantena e mi manca tanto l'Italia. Anche tu, ma anche a noi, manca la pallavolo. Questa sera la puntata, adesso ve lo svelo, comunque lo vedrete a breve, comunque si intitola Il vento dell'est, perché non ci sarà soltanto Adelina, ma dai Balcani quest'anno abbiamo un'altra grandissima atleta che, ahimè, ci ricordiamo anche vestire la maglia di un'altra città vicina a Cuneo, quella del Mondovì, ma adesso parliamo di presente e poi comunque evidentemente con la Granda tu hai un legame particolare. Benvenuto di questa sera è Ferreira Bizzi. Ciao Arbilira, come va? Buonasera a tutti, ciao, bene. E tu ci saluti in questo caso da? Da Tirana, a casa mia a Tirana sono adesso per un momento. Anche tu in quarantena, anche tu non vedi l'ora di tornare a giocare a pallavolo. Simone, anche tu hai voglia di giocare a pallavolo o di vedere giocare a pallavolo? Ma guarda, più che altro vedere giocare a pallavolo, per quanto riguarda il giocare io, è meglio di no, insomma, per tutti gli altri, ecco, perché non è un grandissimo spettacolo. Comunque buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e alle ragazze e a Patrizio. E buonasera dunque anche a Patrizio, che come vedete stasera è super griffato, bianco moto, perché lui non è soltanto il nostro vicepresidente, ma è anche il titolare della società Biancomoto, che naturalmente preferisce le due ruote motorizzate rispetto alla bici, però abbiamo detto che si dice bici, quindi non dovresti avere grossi problemi con Era, giusto? No, ma ho già imparato il nome, Erbrira. Patrizio, come va dopo questo Covid? Siamo ripartiti? Sì, l'attività è ripartita, ora sicuramente il primo feedback lo vedremo alla fine di giugno, metà luglio, per capire se la ripartenza porta le percentuali degli scorsi anni o se purtroppo è ancora con qualche 10, 15, 20% in meno. Ovviamente i mesi di marzo, aprile, maggio nel mio settore hanno segnato a livello italiano un meno 100%, che per molte aziende che lavorano sulla stagionalità, quindi non sulle grandi città tipo Roma, Milano, Genova, eccetera, vuol dire aver perso un 60-70% dei fatturati. Quelli sono persi. Ora speriamo della ripresa. Le prime due settimane e mezza, che compreso oggi, sono positive, stiamo lavorando, siamo incasinatissimi, c'è movimento. Speriamo che non sia un fuoco di paglia e che si riparta alla grande. Assolutamente no. Io direi che a questo punto possiamo tornare per un attimo a quel giorno di gennaio e a rivivere tutti i punti che sono stati fatti da Adelina, e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Sto facendo già un cambio, corra in campo, Paola Cardona, posso ricordare? Sì, qua annulla primo dei sei match point
condizione che non terminano bene la volta per la fortuna, forse perché serve un miracolo sportivo per provare a riaprire questo match. Però Cristoforo non vuole lasciare nessuno in caso. Ha visto prima un coreano insidioso, allora non fare la ricezione, pressione in palleggio, la rischia, va ad attaccare. Markovic riesce ad arrivarci, cioè Grifoli alza il bunker proprio per lei, cioè, traiettoria lì, non si deve muovere, ma lì non va ancora col blisso, il muro, Zanoni, la palla in capo per Gandici, l'alzata, palla in capo, ma lì non fa addirittura, poi c'è Vanek, il salvataggio, un coreano, passa sul muro, altro, messo in capo l'altro, due di fila per Kruger. Ha provato a chiudere con il pugno trovativo, quindi a Marino, bravissima però, Lisbane che quasi trova la pronta e poi ottimo anche l'attacco della seconda linea di Guglielmo che è andata bene nella prima parte di questo match e anche oggi ha fatto 24-20 e ha dimostrazione del fatto che insomma troppo alti decibel però sentire cosa avesse da dire Cristoforo Messi è facile che non possiamo riferire le parole ma il super quando vediamo di più con questa partita basta una palla. Due match point annullati però un coreano alla servizione dovrebbe annullare altri quattro turni. Merlo in ricezione, Marino con la palla a Brizio, il muro! La Grifoglio che dice di no, annullato il terzo match point e adesso il palo di Davide si prende. Cristoforo è un'ora in gabbia, uno che davvero la... Adelina, qui hai capito che si poteva fare o non ancora? Cosa? In questo momento hai capito che si poteva fare o non ancora? Ho sempre pensato che si poteva fare, però sembrava un po' difficilissimo. Di nuovo per la messicana, un coreano ci aveva. Zanoni alza il bagger verso Vanek, che attacca lontanissima da rete. La palla difesa non benissimo, arriva a filo rete. Zanoni che mantiene viva palla e speranza. Il coreano alza il bagger, Marco mi spinge, poi salva sul muro. Frigo, il bagger lì dietro, verso Vanek, c'è Merlo sul pallone. Marino corre, alza per Slotis, la palla è out. Che spettacolo vero, qualcuno che sta riprendendo tutto adesso, veramente gettando fuori dal primo stadio dal 24 a 18, arriva il top di Beh, possiamo lasciare il resto per dopo, adesso Arbira, ecco qua, sei tornata, scusa, abbiamo dei problemi con la connessione con Arbira, ecco, cioè, io la vedo ma lei non vede noi, sì, ecco, tornata. Eccola. Facciamo le piccole file perché ne abbiamo ancora meno. Scusa, tre di internet che non funziona bene, non so perché. Vabbè, dai, prendiamo quello che viene. Tra un'emozione dei punti di Adelina e alcune curiosità questa serata, io partirei con te Simone che sicuramente è da giornalista e approfitto per ringraziare Enrico Anghilante, Luca De Maria che stanno aiutando questo tipo di iniziativa che noi come Primo Grande Volley abbiamo deciso di avere facendo del cross-posting e facendo delle attività che amplificano e di molto le visualizzazioni. Quindi lascerei a te e a Targato CN l'onore e l'onere di fare due domande alle nostre ragazze. Bene, allora grazie ancora e ancora una buona serata a tutti, soprattutto alle ragazze che questa sera sono qui con noi. Inizierei subito da Era Bizzi, per insomma, alla quale vorrei chiedere un po' un parere su questa nuova avventura che sta per iniziare, che in un certo senso è già iniziata e tra poco si inizierà appunto a fare sul serio. Ti ricordiamo bene con la maglia di Mondovì, come ha ricordato Paolo, dopodiché hai fatto una serie di esperienze molto importanti, esperienze di alto livello. Allora ti chiedo che cosa ti hanno lasciato queste esperienze a livello umano e pallavolistico naturalmente. Quale era Bizzi vedranno i tifosi di Cune? Nessuna. Allora, mentre era insomma, recupera la migliore connessione, passo subito a Adelina. Nei giorni scorsi c'è stata questa ufficialità della tua conferma. Ti chiedo se in qualche modo sei sempre stata sicura di restare a Cuneo o se c'è stata la possibilità di andare anche in qualche altra squadra. Io comunque mi sono sentita molto bene a Cuneo,
È stato un cambiamento maggiore nella mia vita, però mi è piaciuto, quindi ho deciso, diciamo, facile di restare a Cuneo e sono molto contenta della mia scelta e spero di vivere bei momenti insieme ancora. Quindi non c'è stata possibilità che cambiassi squadra? Sì, sì, sono state qualche possibilità, però ho deciso di fare questa scelta di rimanere in Italia a Cuneo, anche perché il livello è molto alto, lo sappiamo tutti, anche se restare in Romania, per esempio, fosse magari più facile, qua in Italia, secondo me, è la strada giusta per quello che desidero io nel futuro. Ti ringrazio. Non so se ha sentito la domanda precedente, magari adesso può rispondere. Probabilmente la connessione è ancora un attimo difettosa, perché la vediamo, non so se mi confermate, ragazzi, che vediamo Era, ma non la vediamo muovere, ecco. No, è frizzata purtroppo. Non abbiamo... È un peccato, perché ieri abbiamo fatto i test e tutto funzionava, invece oggi siamo in questa situazione, ma ahimè la connessione non è ancora ottimale. Io continuo a vedere lei che tenta di connettersi, appena succederà e avremo la possibilità di avere un collegamento più stabile la raggiungo. Certo. Non, Simone, se vuoi andare avanti con Adelina o nel frattempo hai anche delle domande per Patrizio? Anche una domanda per Patrizio, com'è stato, com'è in questi giorni particolari, soprattutto le scorse settimane, occuparsi di pallavolo e com'è stato il lavoro ultimamente? Allora, occuparsi di pallavolo è esattamente come il lavoro. Un enigma, un punto interrogativo, come penso per tutte le aziende e le realtà sportive di qualsiasi tipo di sport in questo post-Covid. Un bel punto interrogativo, noi tutti qua presenti e il resto del CDA ci abbiamo creduto, abbiamo rilanciato e speriamo di fare un ottimo lavoro. Un appello alla città, a tutti gli imprenditori cuneesi, ci saranno delle novità, Paolo... Sicuramente, magari già anche questa sera spiegherai il tuo progettino. No. Speriamo. No, assolutamente. Prossima volta. Sì. E quindi ci siamo parlati, abbiamo fatto parecchi collegamenti con il CDA, penso 5-6, no Paolo, mi pare qualcosa del genere. Abbiamo deciso di continuare. Ovviamente all'inizio, a metà Covid, a fine Covid, le cose sono sempre variate e in questo momento siamo contenti di andare avanti, di lavorarci sopra. Sicuramente sarà un momento per tutte le aziende d'Italia, per tutto il mondo, molto particolare e molto difficile, però c'è tutto il mondo coinvolto, quindi non penso che si fermi niente, tutto andrà avanti e come al solito noi di Cuneo ci faremo vedere, ci valorizzeremo al massimo. Vorrei ancora chiedere una cosa a Adelina, se posso. Certo. Nella scorsa stagione, insomma, tu hai avuto una... sei migliorata molto durante l'arco dell'annata. Quanto ti è dispiaciuta l'interruzione della stagione in un momento in cui stavi decisamente bene? Io prima di venire in Italia di giocare sapevo già che fosse molto difficile perché ho dovuto abituarmi a un alto livello, tutte le cose diverse rispetto a come era prima, ma non lo so, diciamo dopo quella partita da gennaio è andato tutto molto, molto meglio. Stavi bene in quel momento, è stato un peccato naturalmente anche per te, anche a livello personale immagino, oltre che di squadra, perché anche la squadra stava bene, interrompere proprio in quel momento avrebbe magari reso un po' più bella una stagione che è stata tutto sommato positiva ma che ha avuto appunto degli alti e bassi. Ah, questa era la domanda, io ho capito il momento quando è iniziato a andare meglio
Tu hai risposto benissimo, Emilia. Hai risposto benissimo, anche senza... Ok, scusa, un po' di problemi con la lingua. Direi che sì, certo è stato un peccato che la stagione si è interrotta così, ma non è una cosa che noi potevamo scegliere, è una cosa che è venuta per tutti, per tutto il mondo, quindi io ho sempre detto che hanno fatto bene di fermare il pallavolo, anche se noi ci trovavamo in un momento molto bello per noi, diciamo, perché le cose andavano bene avanti, ma dobbiamo rimanere positivi e fare il nostro meglio possibile per la prossima stagione. Ecco, Erblira nel frattempo ha cambiato la connessione, quindi magari adesso per qualche minuto riusciamo a sentirla. Simone, non so se ha sentito la tua prima domanda o se vuoi sintetizzarla, così almeno ripartiamo di lì. Naturalmente. No, non ho sentito niente. Ok, io ti ripongo la domanda, è molto semplice. Ti ricordiamo a Mondovì, poi hai fatto delle esperienze ad alto livello, e quanto sei cresciuta a livello pallavolistico, come atleta e anche umano? Sì, penso che sono cresciuta questi due anni, perché primo anno a Novara sono stata con giocatrici, sono allenata per un anno con giocatrici fortissime come Paola Gonu, come anche altre, Francesca Piccinini. Penso che sono cresciuta anche con allenatore Barbolini. Penso che questi due anni mi sono serviti per crescere anche come persona, però anche come pallavolista di più. È possibile era rubare qualche segreto a Paola Egonu semplicemente vedendola allenare? No, non, penso che allenare con lei e avere davanti sempre, penso che impari qualcosa e sei più forte, perché si alleni con i più forti, penso io così, non so. Grazie. E beh, naturalmente è una campionessa dalla quale è difficile imparare, nel senso che per certi versi è, perché lei è un talento, è più giovane di me, però è bravissima, e avere tutti i giorni avanti in allenamento impari di fare muro, impari di difendere, e penso che ti aiuta di crescere questa cosa, non solo perché avevo solo Paola avanti, però anche altre giocatrici, si faceva una 6 contro 6 fortissima tutti i giorni. Sì. Guarda, mi collego a questa domanda e a questa tua risposta soprattutto, perché dalla rete ci è arrivata una domanda in questi giorni ed è molto semplice: qual è la compagna con cui tu ti sei trovata meglio finora? Sono tante, anche a Mondovì, anche a Novara e anche a Busto, anche non so dire un nome perché sono più di uno. Celeste Plac, Francesca Piccinini, tantissimo, mi sono trovata molto bene. Sì, e quanto è importante, questo lo chiedo anche a Adelina, il feeling fuori dal campo per aiutare poi ad essere unite, ad essere squadra dentro il campo. Questa è una domanda che spesso faccio alle ragazze, e magari anche qual è stata la stagione in cui avete trovato il feeling maggiore. Nel caso di Era ce ne sono già più di una ad alto livello, nel caso di Adelina sei molto giovane, ricordiamolo, sei un classe 2000, effettivamente non hai tanti altri paragoni oltre a cui, quindi magari Era può rispondere a questa domanda. Sì, ma comunque... Sì, ma è molto importante. Ah, vai. No, vai. È molto importante il gruppo, anche fuori di campo, perché quando sei troppo amica anche in campo aiuta ancora di più, perché quando ce l'hai una molto amica, lei ti può parlare, lo permetti di parlare anche un po' di più, di dire anche che guarda Era, oggi hai fatto male, però devi cambiare queste cose,
non so, penso che il gruppo è molto molto importante per il nostro sport, perché è un sport di gruppo e serve tantissimo. Vai Adelina. Sì, esatto, io ho lo stesso opinione, si dice così, mi sono dimenticata com'era, e volevo dire che l'anno scorso a Cuneo ho trovato un bel gruppo. Il fatto che ci siamo trovate bene insieme e abbiamo speso tempo insieme anche fuori dal pallavolo ci ha aiutato tantissimo per fare delle cose in campo. Secondo me questo è una cosa molto importante. Se siete d'accordo, ci guardiamo un altro pezzettino di quel magico momento e poi dopo continuiamo. Sì, 5 minuti fa che saremmo stati ancora come dalla assolutamente no. Corano, in salto, la ricezione di Cardullo, la palla di Valenopo verso Brissio, il muro sporca ancora la Romena a metterci il bagger ce lo mette anche Vanek, Markovic attacca come può, va al Merlo, Malinov costruisce sempre solo per Brissio, ci arriva Malin, ci arriva Vanek, la salta di Trifoglio e poi un coreano incredibile, adesso rischia di diventare una malattia, 23-24. Incredibile come una partita possa cambiare il giro di niente, un nefasto ingresso oggi in questa partita. Agnieszka Kartolewska al centro, sta succedendo di tutto, Kostelicki che non riesce più in alcun modo a far cadere la palla, eppure si tira su qualsiasi cosa, rischia di entrare in un cul-de-sac negativo e allora Paolo Spezzano qui sopra di quell'ingresso di Kostelicki. Vediamo se sarà sufficiente un guerriero per mantenere alta la concentrazione al servizio. La palla di Leis! 24 pari! Incredibile! 6 palle match annullate dalla Mosca San Bernardo di fila! Pazzesco! Una cosa incredibile! Che quel palo di Valacca è la 1! Beh, direi che ci possiamo accontentare di questa, Adelina. Cosa dici? In quel momento eravamo davvero tutti estasiati, avevamo vissuto una di quelle emozioni sportive che poche volte, beh, poi lo sapete tutti come è andata a finire, quindi non era soltanto quel quarto set, ma poi continuiamo ad essere, ahimè, per Scandicci la loro bestia nera, perché in 4 incontri di Serie A1 loro non sono mai riusciti a vincere, e ci sarà sicuramente modo anche quest'anno di tornare sull'argomento. Voglio ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare Andrea Falcetti e Daniele Laffina che si sono esaltati ed hanno esaltato tutti noi. Quel video è stato visto da migliaia di persone, credo siano oltre 40.000 sulla nostra pagina Facebook. Adelina, cosa ti è capitato di rivederlo questo video e di dire veramente sono stata io a fare questo? No, sì, a volte anche la mia mamma soprattutto lo apre e guarda e sempre ha quella, non so, quella emozione che dai, ma vincono o no, anche se noi se lo sappiamo che abbiamo vinto. Sì, una partita che me la ricorderò sempre, è stato un sentimento che non ho mai vissuto prima di questa partita, perché sembrava che abbiamo sorpassato una cosa che sembrava impossibile, perché sono stati 6 punti davanti e loro avevano una palla match, ma non lo so, anche questo fatto che tu hai detto che la palla era così con tutti i tifosi, non so la parola, mi dispiace, ma anche questo fatto ci ha aiutato di giocare meglio, anche l'adrenalina e tutto questo, così ho vissuto io. Che il fatto che tutta la gente ci faceva tifo, questa è stato molto bello. Certo, è che pensando a questo, immaginare un palazzetto a porte chiuse farà brividire, però vedremo cosa succederà. Ci sono ancora almeno 2, se non 3 mesi prima di una partita ufficiale. Speriamo che tutto questo sia poi un lontano ricordo. Patrizio, Hai già detto buona parte delle cose che abbiamo fatto, delle tante discussioni che abbiamo avuto al nostro interno, che poi non sono mai state delle discussioni, dei tanti confronti che abbiamo avuto. La società, io l'ho sentito dire dal presidente durante un'intervista, è stata forse un po' pazza, ci diciamo a volte che siamo dei pazzi. Quanto credi che
che conti così la follia per essere un dirigente sportivo e quanto conti essere tifoso, oltre alla grande professionalità e esperienza che abbiamo dimostrato di avere al nostro interno. Pazzi, audaci magari, dai, non diciamo più pazzi. Ok, beh, sicuramente abbiamo fatto un'analisi, se ben ti ricordi poi l'abbiamo praticamente messa al voto, ma è stato un 100% di sì, andiamo avanti, continuiamo, quindi siamo appassionati, siamo tifosi, siamo sportivi, sono sponsor e quindi ovviamente è un impegno perché è come un lavoro, tu ben sai che è un lavoro per te, è un lavoro per noi dirigenti, è un lavoro e speriamo che tutto questo ci porti a grande soddisfazione in questo sport che è la nostra passione. Diciamo che ci farà un po' effetto da noi tifosi vedere Era con la maglia di Cuneo e combattere per il bianco-rosso e non il rosso-blu, perché abbiamo vissuto dei momenti non positivi né al Palo Bibanca né al Palamanera, però ce lo siamo detti quando ci siamo sentiti ieri, evidentemente con la provincia di Cuneo hai, non lo so, un feeling, un legame che sarà anche il Piemonte, perché poi hai giocato anche a Novara, tu qui sei esplosa, ti abbiamo conosciuta come giocatrice, sei stata valorizzata da Novara e quest'anno la grande occasione. Conosci qualche... Vabbè, credo tu abbia giocato con Giorgia, se non ricordo male, a Novara, e conosci qualche altra giocatrice, non vedi l'ora di essere assistita da Noemi in palleggio, di Andrea, sai qualcosa? Magari così una domanda su che squadra troverai e come sarà questo tuo primo anno dove hai in effetti un po' più di responsabilità. Sì, torno a Piemonte, vicino a Mondovì, Cuneo, e a Cuneo ho giocato tante volte anche amichevole e anche partite derby, ma anche con Busto e con Novara. Sì, ho giocato con Giorgia a Novara. E li conosco anche le altre giocatrici perché ho giocato contro, è un gruppo giovane con un allenatore che ho sentito parlare molto bene, che lavora tantissimo con le ragazze giovani e questa cosa mi dà fiducia che possiamo fare molto bene. Io voglio dare il mio 100% e una buona possibilità per me fare vedere che posso giocare in questa categoria e posso fare bene. E io mi impegno a fare il meglio possibile. Spero che andrà tutto bene. Guarda, noi abbiamo vissuto dei mesi con questo hashtag, andrà tutto bene e speriamo che anche... Devo cambiare. No, va benissimo, nel senso che ci siamo abituati e vogliamo essere positivi perché dobbiamo essere positivi e volutamente, come vedete, lo sfondo di queste dirette è il palazzetto pieno di gente e siamo riusciti ad avere questa possibilità. Almeno un paio di occasioni abbiamo visto in questi due anni di A1, vogliamo sperare e credere che tutto ciò sia di nuovo possibile. A te Simone. A proposito di palazzetto, Paolo, volevo fare una domanda a Era, dal momento che ho letto appunto le sue prime dichiarazioni appena ufficializzata da Cuneo, ha parlato dei brividi che ha provato per la prima volta nella sua carriera, se ho letto bene, quando è entrata proprio nel palazzetto di Cuneo, nel Palo Bibanca, in occasione del derby di Santo Stefano del 2017. Per un atleta che cosa significa giocare con una cornice di pubblico importante? Quale spinta ti dà il pubblico? Come descriveresti questa emozione? Ma i brividi li avevo sentito in nazionale, però in campionato non così tanto. Per prima volta è stato a Cuneo, dire la verità, e questa cosa gli ho detto anche quando ho parlato, quando ho firmato, ma è stato bellissimo perché vedere un palazzetto così bello come questo di Cuneo essere pieno da inizio di scaldamento per me è stato
una buona sensazione, perché a me vedere un palazzetto così pieno mi dà più adrenalina, più voglia. Voglia c'è sempre, però quando vedi che c'è anche il pubblico, ancora più bello. Certo, certo. Una domanda, se posso ancora, Adelina, Paolo, se mi permetti. Adelina, sei stata confermata con grande soddisfazione da parte della società. Che spazio vuoi ritagliarti nella prossima stagione con la maglia di Cuneo? Certo che voglio fare qualcosa di più rispetto all'anno scorso. Voglio dire, giocare un po' di più e fare delle cose belle per la squadra, ma non lo so, vediamo come sarà. Questo è il mio pensiero, questa è la mia non so la parola, mi dispiace. Voglio dire che questa è una cosa che vorrei fare e sono pronta, penso, dopo questo anno dove ho imparato un po' come funziona in Italia e come il gioco. Spero di usare tutto questo per far bene per la squadra e per me. Facendo un passo indietro alla scorsa stagione, Adelina, ci sono stati, come abbiamo detto, degli alti e bassi. Pensi che quella squadra potesse fare qualcosa di più? Con la nostra squadra dell'anno scorso? Sì. Come ho detto anche prima, penso che nel momento in cui è finito tutto, noi ci trovavamo nel momento giusto per andare avanti, tipo in su, tipo fare dei progressi e tutto andava bene. Questo penso che potevamo noi fare di più in quel momento, ma se è fermato così, non lo so. Secondo me è stata una squadra che ha fatto vedere progressi durante la stagione. Sì, questa è una, diciamo, una prerogativa delle squadre di Andrea, che negli ultimi anni, che ricordiamolo, c'era già anche Andrea sulla panchina quando siamo andati a Mondovì in A2, poi dopo il primo anno di A1, adesso è ormai un marchio di fabbrica di questa, diciamo, tutto lo staff con Andrea, Domenico e Boris, che mi viene in mente anche perché Boris, guardando il filmato, dice che dietro la battuta di Adelina si vede sempre un po' di ansia, perché come tu ben sai, Adelina, là dietro effettivamente vivevamo in maniera un po' concitata quelle fasi. Ci sono tanti commenti, ve ne leggo alcuni, ma i Crazy Cat con Luca Dani cantano già Ade 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 O, quindi non so se ti ricordi queste canzoni, e tantissimi applausi. Ricordo anche tu, ma anche nella partita di Firenze, ti ricordi? Sì. Quando è stata una situazione simile nel primo set, quando tu eri dietro mentre andava qualcuna in battuta e facevi così e tutto, cioè tipo, mi ricordo, sì. No, io non smetto mai di crederci, e Erblira, lo scoprirei anche te, siamo le prime voci, sono quelle mie, di Giulia e le persone al tavolo dietro, siamo sempre pronti a tifare, e diciamo, siamo i primi tifosi più vicini, perché quando battete siete ancora più vicini a noi rispetto alla panchina, però siamo, diciamo, we are family e cerchiamo di esserlo fino in fondo, nella buona e nella cattiva sorte. Siamo già a mezz'ora di chiacchierata, così mi dice il timer, siamo sempre oltre le 100 persone, 80, 86 in questo momento, 90 pochi istanti fa che ci stanno seguendo. Direi comunque di mantenere la linea, di stare sui 45 minuti, quindi facciamo ancora un ultimo giro di battute, di chiacchierate, e poi possiamo anche dire ai nostri tifosi che ci vedremo magari direttamente, spero di persona. Io, allo sguardo di Boris, che è molto attento, dico che questi poster che vede alle mie spalle sono soltanto delle, diciamo, delle anteprime, nei prossimi giorni arriveranno quelli ufficiali. Se tutto andrà come deve andare, li distribuiremo
con la stampa, ma avrete modo di sapere come e quando. Abbiamo deciso di appoggiarci a loro come media partner in maniera tale che i nostri tifosi tutti possano andare in edicola e prendere il poster della squadra. Quello sotto, come vedete, è quello della squadra con tutte le nostre ragazze della stagione passata, quello sopra invece con il grande gruppo della Granda Volley Academy, tutte le nostre future campionesse del domani, che in questi giorni si stanno anche preiscrivendo ai nostri camp. Voglio ricordarlo che faremo sia un'attività di estate ragazzi, sia un'attività di summer camp ad Ogliani. Sul sito Cuneo Granda Volley faccio questa pubblicità, c'è il modulo per preiscriverci. Adesso vedremo e scioglieremo tutte le riserve nei prossimi giorni, ma l'adesione è veramente molto 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 alta, quindi ci sono buone possibilità che si riesca a fare qualcosa. Patrizio, tu vuoi chiedere qualcosa alle nostre ragazze? Chiedo a Era come ha pensato di farsi perdonare la partita del 26, che la mia società, la mia ditta aveva tutta la curva e alla fine siamo andati a casa delusi, quindi mi aspetto che si farà perdonare in qualche maniera, giusto? Era, ci hai rovinato la festa. Se gioco bene quest'anno con Cuneo e faccio molto bene, penso che sono perdonata dopo. Perdonatissimo, sicuro. E invece volevo chiedere, chiediamo prima a sto punto Era, com'è la situazione, Era, nel tuo caso in Albania, è sotto controllo, il Covid sta andando a diminuire, state tutti bene, amici, parenti? Sì, grazie. Tutti stanno bene. Qua in Albania non è stato così grave come in Italia, però sono stati regoli troppo stretti, come si dice? Rigide. Restrittivi. Stretti. Sì, perché non lasciavano la gente di uscire, neanche per il supermercato era un orario, non era come in Italia che eri libero di andare per fare spesa, qua era un orario prima, adesso non sono aperte ancora le sale di pesi, c'è un po', però l'importante è che stiamo bene. Ok, ma attualmente avete ancora delle restrizioni o potete andare in giro liberamente? Sì, guarda, qua è stato così, fino alle queste due settimane è stato fino alle 9 di sera potevi uscire, però andare in un bar o qualche altro posto dovevi essere con una distanza di un metro, e sabato e domenica non poteva uscire nessuno, neanche le macchine, solo questi che andavano a lavorare, nessun altro. Era weekend senza macchine e senza persone per strada. Ho capito, grazie mille. Stessa domanda a questo punto anche Adelina. Da voi tutto bene? Sta andando a diminuire? In famiglia tutto ok? La mia famiglia e i miei amici sono tutti ok, grazie, spero anche da voi. Ma qua è un po' difficile perché il numero di casi non scende, sta costante per tipo 3 settimane, ma noi aspettiamo le nuove regole. Per il momento non si può uscire senza un motivo chiaro. Ci hanno detto di evitare di fare percorsi che non sono urgenti, ma sono ancora chiuse tutto, quasi solo i supermercati, le farmacie e parrucchiere, queste cose sono aperte, tutto il resto è chiuso. Ok, proprio a livello mondiale una tragedia questo Covid, anzi sembra che la situazione in questo punto, da quello che ha detto Adelina, in Romania sia addirittura più indietro rispetto a noi, perché noi qui almeno hanno provato ad aprire tutto. Ora speriamo che dopo 10-15 giorni i dati continuino a essere positivi, non ci sia una ricaduta, assolutamente nessuno se lo augura, anche perché siamo stati i primi noi, quindi dovremmo anche essere i primi piano piano ad uscire. Comunque incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene, anche se la frase ormai è conosciutissima. Grazie.
La conosciamo tutti, dai Patrizio. Siamo convinti che lieto sa, il finale sarà lieto, perché non possiamo e non dobbiamo avere altri tipi di parere, se no non saremmo qui a presentare una squadra. Ieri ho avuto un incontro con una persona che mi ha detto: vi ringrazio perché i vostri annunci e il fatto che siate positivi sui giornali, sui media, lanciate sempre messaggi positivi, è una cosa che fa bene alla comunità, e speriamo davvero che la città di Cuneo capisca i sacrifici che si stanno facendo anche a livello personale, e quindi che poi la risposta sia positiva da parte di tutti. Simone, lascerei a te magari spazio per un'ultima serie di domande alle nostre due ospiti, ed eventualmente anche a Patrizio, che poi siamo al limite dei 40 minuti, quindi siamo addirittura d'arrivo di questo nostro collegamento. Volentieri. A Era vorrei chiedere questo: la pallavolo naturalmente è uno sport di squadra, quindi ciò che conta sono i risultati della squadra, però tu hai degli obiettivi a livello personale per la prossima annata? Sì, certo, perché questo è il mio primo anno in A1 che giocherò come protagonista primo posto, e voglio fare molto molto bene, e questo è uno dei miei obiettivi. Normale che voglio che la mia squadra arriverà meglio possibile, più alto possibile, e così sono contenta, perché se arriva la squadra anche il mio obiettivo personale è arrivato. Arrivato, no? È giusto. Chiedo una cosa anche a Adelina, poi mi può rispondere naturalmente anche la stessa Era. Come hai lavorato, cosa hai fatto in queste settimane, in questi mesi per restare in forma? Insomma, immagino che a differenza mia voi abbiate continuato, insomma, a fare esercizi e a tenervi in allenamento. Boh, sinceramente nei primi giorni di quarantena, tipo in marzo, al inizio di tutta questa cosa, è stato un po' difficile avere la motivazione, perché non lo so, non ero abituata con questo stile di vita, di non fare niente. Ma dopo, anche per la noia, anche per tutto, ho iniziato a fare degli workout, e ora quando mi sveglio è il mio primo pensiero, perché mi manca tanto il pallavolo e non vedo l'ora di ricominciare, quindi devo stare in forma e voglio essere prontissima. Ottimo. Era? Eccoci qua. Era sì. Forse... Ecco. Io ho questi due mesi perché sono stata a Busto per di un mese e mezzo a casa chiusa là, perché non riuscivo di tornare in Albania, e ho fatto allenamenti in casa, elastici, da core. Ho provato anche a correre qualche volta, però ci sono state anche persone che mi urlavano di andare a casa e non riuscivo più a correre. E dopo sono tornata in Albania, sono stata per due settimane in una camera di un hotel, e anche là mi sono allenata un po', però con le spazi di una stanza. Certo. Patrizio, ti sei tenuto in forma? Mi sembra di sì, no? Si può dire. Forse già il punto di partenza non era perfetto. Quindi... Abbiamo la fortuna che la webcam inquadra di qua in su. Okay. 4-5 kg COVID me li ha aggiunti. Okay. Okay, mi ha attaccato in quella maniera lì, per fortuna. Tutta salute. Devo dire che Patrizio, ti ho visto poche volte con la barba durante il COVID, sì. Quasi sempre, invece ora sei tornato al tuo stile rasato tutti i giorni, pronto per le battute, per il lavoro. Esatto, esattamente. Beh, abbiamo capito che ognuno di noi avrà tantissime ricordi di questo periodo di Covid, alcuni positivi, magari l'essere stato, come anche il sottoscritto, ha scoperto la bellezza di poter stare 24 ore su 24 con moglie e figli e godersi loro. Le figlie sono
piccole e mi stanno dicendo che speriamo non finisca in alcuni casi, perché stanno bene a casa con papà e mamma, ma io invece in realtà spero che anche loro capiscano quanto è bello uscire e stare con gli amici. Voglio ringraziare davvero Era e Adelina, perché ci hanno tenuto compagnia per questi 45 minuti e soprattutto hanno accettato la sfida Cuneo. Nel caso di Adelina, l'ha detto a lei che ci sono stati alcuni pensieri, nel caso di Era è stata una trattativa lampo, e diciamo che quando c'è stata la possibilità di portarla a Cuneo, la cosa credo che sia andata in porto nel giro di poche ore, e lei sta annuendo, quindi sta confermando questa cosa. Quindi diciamo che entrambe siete innamorate della città di Cuneo, del pubblico di Cuneo o della grande in generale, perché sicuramente gli amici del mondo ti verranno a vedere a Cuneo e probabilmente ti faranno per te, magari non per la squadra, però ti faranno per te, e questo sicuramente ci farà piacere. Voglio ringraziare Simone, voglio ringraziare Patrizio, non solo per essere stato qui stasera, però mi hai detto che avevi anche tu una cosa da dire. Sì. Perché... Dico, chiudiamo in bellezza. Ma sì, prova a lanciare questo conto. Perché... Volevo ringraziare ovviamente i nostri main sponsor, che sono, mi sono preparato, il signor Biella, con l'acqua San Bernardo, e le mie amiche Pia e Polina della Bosca, ok? E il mio invito è che la prossima volta che vanno loro in chat si presentino su una moto o su uno scooter Honda, per par condicio. Sì, magari anche su un modellino, dai, iniziamo dalle cose più normali, però effettivamente potremmo magari pensare di vedere Polina arrivare allo stadio, al nostro palazzetto, sarebbe anche una bella pubblicità. Sicuramente. Chiudiamo col sorriso, perché è quello che dobbiamo dare e soprattutto condividere con i tifosi, cioè positività, poi dopo alle negatività lasciamo spazio magari in altri momenti, ma non sicuramente adesso. Io direi che possiamo salutarci, siamo arrivati al nostro tempo limite che ci siamo autoimposti. Ci vedremo la prossima settimana, perché non sono finite qui, adesso siamo arrivati a 8 ragazze presentate, logicamente la nostra rosa sarà di 12, quindi nei prossimi giorni ci saranno ancora altre presentazioni e poi, chi lo sa, magari continueremo con altri spazi di approfondimento oppure finalmente ci vedremo e inizieremo a toccare il pallone e a giocare un po' a pallavolo. Volete salutare i tifosi di Cuneo nelle vostre lingue, visto che Adelina dice che il rumeno è facile? Vabbè, abbia se ne vedem, vuol dire non vedo l'ora di rivederci. Questo non l'avevo capito. Era? Anche io non vedo l'ora di rivedere in questo palazzetto tutti insieme, anche loro con noi. Ce lo vuoi dire in albanese, così tanto per capire che ce la facciamo a capirci? Non ho sentito. Vuoi tradurlo in albanese? Vuoi salutare in albanese? In albanese? Sì. Njërupash, besoj të shihemi sa më shpejt në palatin e sportit të Cuneos. Lo so che sono tanti albanesi là, lo so, perché li ho visto anche quando ero a Mondovì, che venivano a salutarmi, e sono sicuro che verranno tanti. Molto bene, mi ha fatto sorridere ieri quando ci siamo sentiti e mi hai detto che l'italiano tu l'hai imparato da piccolo, perché lì si vedeva e si vede la Rai e guardavi i cartoni italiani con Mimì Ayuhara e Emile Sciro. Questo mi ha fatto sorridere, però questo è anche divertente, è anche un modo per imparare la lingua e appassionarsi, perché ovviamente la pallavolo già anche rimasta, magari a Simone si ricorda invece dei cartoni animati di Ollie e Benji, non so se anche tu correvi per 10 km prima di vedere una porta, però... Sì, io immaginavo quelle scene, ecco, e quella lunghezza infinita del campo, però anche Mile Sciro non mi dispiaceva, infatti un po' di... Il pallavolo è iniziato ad apprezzarla proprio da bambino. E con i nostri saluti nelle lingue madri di Adelina ed Era, e vedo già anche che ci sono appunto dei tifosi che
che salutano dalla Romania, dall'Irlanda, respect in Romania, quindi addirittura abbiamo colto nel segno, abbiamo salutato tanti connazionali in giro per il mondo. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana e seguiteci, così sapete quando andremo in edicola con la stampa. Ho visto già che dei tifosi sono ben disposti con questa iniziativa, sicuramente saremmo arrivati molto prima con questo poster, purtroppo sapete tutti come è andata a finire, e quindi prossimo anno cercheremo di partire in anticipo. Ciao a tutti, vi ringrazio per la disponibilità. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. A presto, grazie.